Torna alla stanza del sindaco, siamo a Corridonia dove ci ha aperto le porte di questo bel municipio e della stanza nella quale lavora da qualche anno Nelia Calvigioni. Grazie sindaco. Buongiorno, benvenuti. Allora, ho detto da qualche anno perché siamo, per lei è il secondo mandato, quello iniziato nel 2012. E siamo all'ultimo chilometro, sì, siamo agli ultimi anno. 12 mesi più o meno, poi staremo a vedere quali saranno le date ufficiali. Ricordo la prima volta nel 2007, la vittoria con una lista civica diversa anche rispetto alle altre, abbastanza nuova, con il 55,7% lei è un po' il volto nuovo della politica anche di questo territorio. Nel 2012 una conferma ancora rafforzata nei numeri. Questo vuol dire che lei ha fatto bene e ha convinto. I dati ce lo, me lo dà per certo. Io dico la verità, l'ho detto sempre, è, stata, è stato il premio del mio impegno anche nel mio lavoro, nella mia vita familiare, nel modo di come ho operato per 50 anni la mia vita personale. Poi quando nel 2007 sono stata invitata a questo impegno completamente nuovo, senza esperienza, questo lo voglio dire anche in questo momento difficile dove la politica viene sempre messa in primo piano per la negatività, io voglio invitare invece specialmente ai giovani, a chi oggi vuole impegnarsi a stare al di dentro, perché poi è facile criticare, dire tutto e di più. Di chi sta in prima linea ma stando del divendo si può vivere. Vivere anche in modo positivo. L'importante è che ci sia tanto impegno, tanta collaborazione da parte di tutti, in primis da parte dell'amministrazione, ma non altro anche da parte degli uffici, della la macchina operativa e la presenza anche nel territorio con le associazioni che sono il volano un po' della città in questo caso sentirsi, ascoltare i cittadini e essere sempre in prima linea e certamente da nove anni ringrazio anche Dio per come siamo giunti mi auguro che l'ultimo anno non capiti nulla di, 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 di grave però ecco è stata una bella soddisfazione il lavoro se ne è fatto tanto, poi il periodo storico, certamente. Sì, dal 2007, l'anno della crisi, adesso ufficialmente sì. lo possiamo dire, in quel momento forse non ci si rendeva conto. Ma all'inizio posso dire, se io oggi ripenso, questa stanza veniva delle persone a chiedere aiuto per, per qualche sussidio, per qualche posto di lavoro, per qualche realtà familiare, ma. Potevano essere all'incirca 3-4 famiglie al mese, oggi posso dire che al giorno è anche di più. Eh, dal 2009-2010 si è vissuta proprio la realtà di crisi. Oggi, che dire. Si cerca a dire che stiamo nella fase di ritorno, ma sinceramente dobbiamo essere positivi e sperarlo. Certo, però, oh, Cogliere qualche segnale che pure c'è, però prima, come da noi la crisi è arrivata più tardi, tardi probabilmente sì. anche la ripresa. La, la vivacità fatica. delle persone che non tutte. Ma certe cercano di organizzarsi, un po' il nostro territorio, ma penso tutto al territorio partigiano, certo. ma anche a Corridonia c'è cioè tante realtà che, non, avendo perso il lavoro, non avendo nulla, si inventano delle realtà commerciali, artigianali, produttive e questo, dico la verità, è importante. Reagisce. Si reagisce, sì. E però, per i giovani invece, noto difficoltà perché dopo avere tanto, si sono tanto impegnati mm. anche nello studio, eh, localmente si rischia un po' la troppo, fuga. Sì. E questo, sì, questo è, è un elemento sul quale sicuramente importante. anche la politica o i governi eh, locali. Perché ecco, un comune non può fare più di tanto. Certo. Ecco. Si cerca di fare delle politiche anche di aiuto, però non può il comune creare occupazioni. Posti di lavoro certo. o assolutamente. Tra l'altro questo territorio è sempre stato vivace dal punto di vista imprenditoriale, sì. artigianale, ha una storia importante. Quando però si affrontano crisi così pesanti, ne va di mezzo anche l'aspetto sociale, immagino. Lei ha notato dei cambiamenti? Cioè, questa città, un po' come molte altre, è un po' cambiata con questa crisi economica? Ma sicuramente sì, sì perché poi, ecco, Corridonia è ancora radicata sulla famiglia, dove ci sono ancora i genitori, i nonni... E la famiglia tiene un po' tradizionale. Però ci sono anche tante famiglie nuove e emigrate che non hanno questa realtà e in questo caso certamente la crisi è più sentita. Eh, però ecco, il comune in questi anni ha cercato sempre di poter favorire, con, allora, in questi ultimi anni non sono stati mai aumentati i servizi eh, tipo buono pasto, tipo le spese, non le sono spese scolastiche, i costi. Eh, costi, sono stati anche, anche di poco ma diminuiti i costi del trasporto Quanto scolastico come il bilancio e i servizi sociali quanto incidono e incidono parecchio è una bella fetta abbiamo sempre cercato di mantenerli e questo anche ultimamente impegnando delle risorse proprie di bilancio perché sono venuti meno i finanziamenti della regione dello Stato, però abbiamo mantenuto tutti i servizi e questo per me è un... abbiamo anche ridotto proprio al minimo le rette dell'asilo nido perché in un momento dove l'asilo nido prima serviva perché i genitori lavoravano entrambi oggi serve per andare a cercare lavoro Cambiato allora abbiamo eh. proprio, e lì la copertura dell'asilo nido non è neanche il 30%, il resto viene coperto dal bilancio comunale come il trasporto scolastico non è neanche il 22% e però il servizio del trasporto scolastico grazie anche a una nuova gara è stato rinnovato con mezzi adeguati anche per eh, l'inquinamento ambientale, mezzi nuovi, servizi nuovi. Quindi da quel punto di vista se si sì, siamo riusciti e questo nulla. è stato lo sforzo più grosso, poter mantenere tutti i servizi sociali perché le famiglie in questo momento ce ne chiedono e hanno più bisogno e senza aumentare i costi per le famiglie perché aumentare il costo per la famiglia sarebbe poi rinunciare a quello che potrebbe essere un servizio pubblico qui viene eh. fuori anche la praticità la concretezza delle donne credo no? Eh, sicuramente Nel senso, ha anche una sensibilità diversa sì, però bisogna sempre eh, fare i conti sempre. e allora, allora dove attaccarsi? Per esempio una realtà che io dirò sempre in futuro me lo auguro perché poi ecco in questo anno si, si migliorerà. Abbiamo aperto nel 2015 un centro, un punto di aggregazione giovanile, un punto dove era un ex mercato coperto delle erbe in abbandono perché non c'era più questa eh, possibilità, di, non era più come prima la presenza, era il centro storico, dove il centro storico ultimamente eh, era stato lasciato un po' in abbandono. Con nel fuggi fuggi delle residenze da parte dei cittadini corridoniani e noi abbiamo investito grazie anche a un finanziamento pubblico sociale nel recupero e trasformando questo o centro che è più di 500 metri quadrati in un polo per le famiglie, per i giovani, per i bambini. Oggi è funzionante dal martedì alla domenica compresa nei pomeriggi dalle 4 alle 17 dove ci sono tante realtà per le mamme che lavorano per i nonni, dove trovano anche punti di riferimento educativi con laboratori e a costo zero. Certo. Questo, questo è il Comune ha cercato di ottimizzare i costi sempre del sociale senza aumentare nuovi capitoli in bilancio eh, con sempre risparmi nelle ultime gare del sociale. E dando un servizio importante perché poi la formazione di questi bambini giovani, in media il centro è aperto da 3 a 18 uh -huh. anni, però l'età media è 8, 10, 11 anni, per essere il primo anno, ma poi questi cresceranno. Certo. E, e vedendo come si trovano bene in questo centro e sono già più di 100 bambini iscritti, io voglio ecco, l'investimento è stato quello di portare un futuro migliore sulla la base di queste realtà. Come un'altra realtà importante che in questo anno abbiamo dato è il recupero di un parco nostro che è donato nel 1894 di un allora sindaco Davide Fermani. È un parco di più di un ettaro di terra dove c'è tutto di più, aria per giochi, svago, passeggiate, ma c'è anche una villa che l'allora Davide Fermani no, ha lasciato la città ma non ha potuto neanche godersi perché è morto appena di 58 anni, dove eh, grazie sempre all'impegno dei fondi propri ma soprattutto fondi sociali europei l'abbiamo restituita la città eh, mettendoci dentro, una scuola di musica civica e un per la banda cittadina ed estate ci sarà anche la biblioteca in villa. Dunque è un punto. Adesso dobbiamo continuare. Certo. Quest'anno abbiamo ancora tante attività. Villa Fermani, sì. villa Fermani che sta facendo dei lavori, però in futuro sono due punti dove le famiglie si possono ritrovare, possono vivere all'aperto, ma anche punti culturali d'incontro per bambini, crescita culturale nella musica nell'area libera certamente è queste le realtà che ho cercato in questi anni di portare avanti per l'aggregazione anche cittadina certo perché qui parliamo di un comune eh, di 15.500 abitanti sì. circa un trend eh, diciamo di crescita limitata sì. ma continua quindi cominciamo a parlare di un comune che per le nostre in realtà è, è, comincia ad essere grandicello con 62 km quadrati di superficie e qui con un centro storico che sta vivendo Sindaco una nuova. Sì, allora... vita una nuova energia tra l'altro invito tutti e come facciamo sempre eh, non è che... invito tutti a conoscere davvero questi centri eh, noi oggi con qualche immagine daremo qualche scorcio eh, poi ci sono tanti appuntamenti religiosi, sportivi, civili quindi parlo dell'infiorata piuttosto che del 2 giugno eh, o della festa del patrono insomma poi se venite Corridonia colpisce no? anche per la maestosità della sua architettura sì. e anche per l'aspetto multietnico. Sì, certamente la crescita è sempre stabile e anche in crescita perché abbiamo una popolazione abbastanza anche giovane, però la realtà, io tante volte quando mi confronto con i cittadini, noi siamo una città di 15.500 quasi abitanti, ma di fatto abbiamo delle frazioni, dei quartieri e il centro storico in sé per sé non rappresenta neanche un 30% di questi 15.500 abitanti, dove negli ultimi anni è stato oh, occupato residenzialmente anche di popolazioni straniere. Allora se a Coridone abbiamo sotto la media regionale e nazionale una popolazione straniera dell'11,6%, al centro storico però abbiamo un 33% di popolazione straniera a confronto dei cittadini italiani. Cambiato un mondo, certamente sindaco, no? questo negli ultimi anni porta anche dei disagi dei disagi di integrazione, di collaborazione che anche questo noi stiamo cercando di lavorare, di parlare, di eh, cercare di far capire che poi ecco, questa però è una realtà dei centri storici che... Comuni eh, e molti altri. Eh, che sì. che, e, e però, sindaco, guardi, noi che facciamo questo mestiere, no? non è che i giornali siano pieni di fatti, di cronaca che avvengono no. nei paesi in cui la popolazione... Eh, immigrata o straniera è maggiore, diciamolo. No? No. Poi sono numeri che lì per lì lasciano no? un attimo attoniti: pensare che eh, appunto eh, una persona su tre nel, nel centro di Corridonia sia pakistana? La popolazione italiana è anziana, anziana. quella che anziana. sta al centro storico. Certo, dunque si vede più quella fa, straniera fa che quella eh, Impressione, sì, beh, ecco. però, al tempo stesso parliamo di una comunità integrata o comunque di una comunità serena ci sembra, Sì, ecco, no? a livello per esempio scolastico deve lavorare sull'integrazione, vedo che c'è allora, la presenza anche da parte delle famiglie, della scuola che fa veramente un punto di riferimento importante per l'integrazione. Si cerca a collaborare con le realtà cittadine dell'associazione. Certamente c'è dei disagi per eh, cultura dove magari per certe persone è normale comportarsi in un certo modo. Per cui parliamo persone, appunto di ecco, abitudini davvero di, diverse. Diverse, però perché, ecco... Eh, si deve lavorare, ci, ci stiamo lavorando, ma quello che volevo dire importante è importante la presenza anche di, di attività culturale al centro storico. Non per questo in questi anni ha funzionato bene la biblioteca comunale, la pinacoteca, il teatro e questo centro giovanile come ho detto prima. Poi queste iniziative, come diceva lei, delle attività culturali, religiose ma non solo, si cercano sempre a svolgere al centro storico. Come dicevo, pur avendo delle 11 scuole nel territorio, noi abbiamo scuole di ramate, scuole. Sì, abbiamo da Colbuccaro, San Claudio, zona industriale, zona Crocifisso, eh, Campogiano, abbiamo tante realtà, è un comune, io dico sempre come una stella cometa, che c'è un, una coda e un inizio e al centro c'è Coridonia, che sinceramente tante volte mi rende anche delle difficoltà, io dico sempre so, siamo Sette piccoli comuni di 2500 abitanti, perché poi queste realtà ognuno ha le sue eh, la sua realtà, esigenze, la loro esigenze. Ecco, però anche cerchiamo, problemi, immagino. cerchiamo di fare con le scuole: è molto importante. Abbiamo fatto degli esperimenti mettendo insieme i due comprensivi dove abbiamo portato in piazza i bambini. E sabato avremo il teatro comunale. Eh, il teatro parrocchiale, scusi, è eh, un eh, saggio di fine anno di un, un percorso che ha voluto proprio il comune, propietario e musicale, all'interno della scuola primaria, di due scuole diverse. E abbiamo questa realtà, perché anche da qui, piccoli passi, si può portare l'integrazione. Quando non ci si mette la natura, no? Ricordiamo ecco. per esempio questo territorio. Ha dovuto fare i conti anche con alcune alluvioni, quindi... Ah, guardi, tempo... mi fa venire i brividi Ci e prego. ripenso a 5. anni fa. Perché il sindaco fa. il telefono non lo spegne mai, no? No. Cioè, diciamo, adesso si parla molto di sindaci che anche nelle realtà più grandi chiedono l'assicurazione, no? Sembra esagerato, però io che eh, comincio a conoscervi so che non spegnete mai il telefono, che siete responsabili di tutto... E pubblica sicurezza, minori, è davvero, non dico una missione, però insomma. Cioè, certe volte, tante volte penso che non ci si, si rende conto della responsabilità del peso che uno. Lei, ha. quando ha accettato all'inizio, sicuramente non lo sapevo, no. non mi rendevo conto, però poi l'importante è. Non perdere mai le staffe e andare avanti. Io ho il telefono veramente H24 perché poi lo conoscono tutti. E certo di belle notizie ce ne ho avute pure, le comunicazioni telefoniche, ma molto brutte. Quando per esempio la notte del Cosmari alle tre di notte e ti trovi questa nube sopra la città e decidere fare, però, sempre grazie anche a chi mi ha risposto a quell'ora, perché da sola non potevo fare certo. nulla, si è cercato a dare l'avviso alla popolazione. Ma il disagio più grosso, e oggi però posso dire anche la, la gioia più grossa, è quella della, quando l'alluvione del 2011 ha battuto il ponte del torrente Fiastra, su una strada provinciale importantissima, mm -hmm. e qui voglio fare anche il ringraziamento e l'augurio per questo incidente che ha avuto questa notte, al presidente Antonio Pettinari. A cui ci associamo anche noi, sappiamo che è un, un uomo forte, la tenacia quindi reagirà sicuramente la, Il lavoro fatto in equipe, dove la, la strada era provinciale, ma l'impegno e la tenacia da parte di tutti, in Primis eh, Antonio Pettinari, ha portato in cinque anni ad avere un ponte completamente nuovo e ricostruito. Anche lì c'era da decidere lì no, era, cosa era fare. molto difficile, perché il periodo subito con il passaggio provvisorio, poi la realtà dei finanziamenti che dallo Stato mm. non venivano, la ricostruzione, ma noi non ci dimentichiamo. Era una strada forte. importante che, che collegava collega. la zona industriale, e avevamo tre scuole dall'altra mm. parte. Dunque, e certo, questi non sono stati periodi belli, però oggi che è passati sono ricordi e ricordi di impegno e tenacia. Io non mi dimentico mai che ero, posso essere stata anche petulante nei, nei tavoli di confronto, né, sia istituzionale a livello provinciale e regionale, ma io nel cuore, dico tante volte, prima per carità la mia famiglia, ma per me per la mia famiglia oggi è la mia oggi città. Oggi è la città. Sindaco, a proposito, com'è il rapporto con la politica, quella no, eh, appunto più strutturata, con i partiti? Prima con la provincia, adesso diventerà con la regione, anche se ecco, appunto, a lei magari rimane, rimane l'ultimo chilometro, poi non so cosa farà. L'importante forse... è sempre essere presenti e confrontarsi. Allora, la regione... Non isolarsi forse? No, no, assolutissimamente e chiedere. Perché ecco, io ho appuntamento lunedì per, eh, con il vicepresidente della regione. Eh, la dottoressa Casini, per il problema del convento degli zoccolanti, mm. perché noi abbiamo questo convento ormai da più di cento anni in stato di abbandono. l'abbiamo visto sul giornale. Sì, eh. sì c'è state anche delle polemiche per la questione di un'antenna, però oggi eh, il Ministero dei Beni Culturali ha iniziato un percorso di finanziamento per un milione e due, però ne servono ancora altri quattro. Allora, eh, questo monastero stava nel piano dei, del terremoto. Sappiamo che la regione in questi ultimi mesi sta rivedendo i residui dei fondi del terremoto. E Io lei, mi presento lei, per lei chiedere perché poi sarebbe eh, un milione e due del Ministero insufficienti certo. perché se avvia sicuramente entro l'anno questo cantiere possa continuare. Ecco, l'importante è essere presenti e chiedere. Come un'altra realtà che cercherò di portare avanti fino all'ultimo giorno, è la realtà che abbiamo subito accettato per la realizzazione di nuove scuole fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri tramite l'INAIL. Perché comunque bisogna trovare la via, sì. la strada. Oggi il sindaco con i suoi collaboratori probabilmente sì, sì, deve. Deve trovare, i fondi. lavorare, però ecco, trovare quello che serve a un territorio. Un e territorio, voi? la certo. sicurezza per le scuole, per me è la primaria e dico la verità, nel 2007 non ho trovato scuole efficienti. Non è che posso dire come dicevo prima, con 11 scuole di avere eh, lasciato scuole però migliorate, migliorate di tanto dalle barriere architettoniche, dai servizi igienici, ampliamenti. Però ecco l'ultimo oh, impegno che mi porta è le, il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico, il più grosso, importante della città, che è infanzia, primaria e palestra didattica all'Anzi, Istituto Comprensivo Lanzi, dove raccogliono circa 700 bambini. Dunque, Quindi è Si tratta proprio di una un nuova, nuova realizzazione di edilizia dove scolastica. In Via Santanna dove sono attualmente le scuole, mm -hmm. però essendo scuole costruite anni 50 che per un adeguamento sismico, sicurezza, qual'altro sarebbe costato circa il 50% del, e con tutti i disagi stando dentro i ragazzi, certo. allora abbiamo fatto degli studi di fattibilità dei progetti preliminari dove c'era la possibilità su una proprietà del comune, proprio lì adiacente, circa più di un ettaro, la realizzazione di nuovi. La scuola d'infanzia infanzia eh, primaria e la palestra, un polo, ad un polo. che eh, però ecco questo polo dagli studi di fattibilità è più di 7 milioni. Per un comune, certamente con eh, tutte le ristrettezze politiche, e anche il patto di stabilità mm -hmm. che non permettono di accedere a mutui trentennali, era difficile. difficile. Abbiamo colto al volo la possibilità del Ministero de, um, Presidente del Consiglio dei Ministri con l'INAIL, uh -huh. un piano sicurezza l'INAIL sta portando avanti per le scuole, in Italia siamo più di 100 comuni, siamo già stati invitati a Roma quest'anno loro faranno delle visite in luogo per valutare sia i bilanci perché è l'INAIL che realizza il nuovo polo scolastico però a condizione che il comune abbia un bilancio sano e che possa poi ritornare sì grazie a Dio abbiamo un bilancio Quindi. con avanzi che ancora, allora questo dobbiamo portare la progettazione in stato esecutivo dopo il nuovo codice appalti, altrimenti prima era sufficiente quello che avevamo fatto. Ma nel bilancio che approveremo il 30 c'è la copertura per eh, il, il bilancio esecutivo. Certamente l'ultimo anno mh, posso godere anche di tanti frutti, di tanto lavoro impegnato, perché in questi anni il patto di stabilità ha fatto sì. Di non poter appaltare tanti lavori che erano in corso di progettazione, erano in corso anche le di opere pubbliche importanti: le... da asfalti, una per tutti, il 27 verrà. Circondato questo comune, infasciato, ma nel bene, perché verrà fatta una stra... dopo 80 anni una manutenzione straordinaria ai marmi, al tetto, agli infissi, all'ascensore che questo comune non ha, che per 600 mila euro. Dunque verrà piazzata la gru qui in piazza. Oggi voi non la vedete, ma il 27 ho visto il segnale stamattina, inizia il cantiere. Pure questo è un candiere importante. Questi è frutto dell'ultima finanziaria del governo. Che ha permesso la possibilità di sbloccare comuni, gli avanzi per i comuni, per i comuni bravi, diciamo, eh, così, sì, gli avanzi che i comuni potevano impegnare. È stata una Anche corsa era una, strozzatura, una sì, corsa nel 2015 eh. per far sì che i progetti venivano poi dati alla provincia, che è la stazione unica appaltante Faltante. per fare le gare. Oggi stiamo raccogliendo già i primi contratti e l'inizio dei lavori. È più di 3 milioni di è da adeguamento. Alle scuole, alla viabilità, a marciapiedi, rientra un po' tutte. A breve uscirà un giornalino, i cittadini saranno informati. Dico pure qui: sicuramente ci saranno dei disagi, perché certo. quando ci sono i lavori in corso portano i disagi. È no? è importante fare, guardare un, sì. un po' più in là. Dunque, mi sembra di aver capito che il fare e l'attenzione alle scuole, ai giovani, a questa città sia stato un po'. Eh, il leitmotiv di, di tutti i suoi mandati, di entrambi. Sì, È stato sì. questo eh, quello eh, che l'ha caratterizzata: cioè, l'impegno presente, la costanza e la passione per poi. Certamente io mi sveglio di notte e penso al comune e poi per carità il confronto con i cittadini e accettare anche le critiche negative, però ecco, riportarle nel positivo. E cercare di fare appunto le cose che servono. Chiudo con una notizia insomma, di attualità politica, come sempre facciamo. C'è stata la fusione tra Fiastra e Acquacanina, tra l'altro Acquacanina è il comune più piccolo della provincia. della provincia di Macerata c'è stata questa fusione, i cittadini hanno detto sì, quindi mh, questo è un percorso, il primo accorpamento delle marche. Gliela butto là, eh, ne stanno discutendo in tanti, grandi, piccoli: qualcuno, a qualcuno va bene, a qualche altro va male. Qualche referendum è andato per il no, i cittadini hanno detto no, sia, soprattutto i piccoli. No, vabbè, comunque. Corridonia appunto con oltre 15.000 abitanti. Se fa un discorso lo fa, immagino in maniera diversa se lo farà, no? Eh, però, com'è secondo lei? È prematuro? È una suggestione? eh ma eh, di solito io accetto questo che ha detto lei i piccoli comuni sicuramente si eliminano tanti costi eh, per dei servizi che possono essere fatti in forma associata cioè non vedo perché due uffici ragioneria due uffici tecnici in questi comuni piccoli certo. a Coridonia in sé per sé è già insufficiente quello che abbiamo di organico a livello interno del personale però eh, associare delle realtà perché poi se ci mettiamo veramente ci stringiamo la mano con i comuni vicini è importante e questo, dico la verità, dovrebbe venire più dal basso dai comuni più piccoli che chiedono a a un comune più grande la, la forma di, asso, di associazione. Certo. Ultimamente io anche con i comuni vicini ho cercato magari, sentendo i cittadini, sarebbero ben lieti mm -hmm. di avere insieme Corridonia. Invece vedo che dai parti dei comuni vicini, tipo Petriolo, Moiano, c'è più una ristrettezza, magari cercano di associarsi tra loro, tra loro. più piccoli che nel, con il grande. Ma io ecco, la fusione è, è difficile, bisogna ragionarla, certo. e certamente non starà a me in questo ultimo anno poterne parlare, però dei servizi associati. Eh, confrontarsi ma a livello di ambito sociale già, già ci siamo già esiste. è importante perché poi anche questo fa eliminare dei costi dei servizi e a beneficio dei cittadini dei bilanci pubblici bisognerà pubblici. sicuramente è sicuramente eh, un inizio ecco però non bisogna prenderlo solo come tanti vogliono fare perché c'è il premio da parte del governo del patto di stabilità perché poi se un comune è virtuoso non c'ha bisogno di premi, va avanti. Ma se un comune non è virtuoso e crea, cerca magari l'accoppiata per risolvere la, la i problemi, non, eh, non è no, possibile. Non, è, non no. si va, eh, eh, siamo davvero in chiusura. In questa stanza c'è qualcosa che ha portato lei, che le è stato regalato, a cui è particolarmente cara. Ma allora, in le... questa stanza che non era prima la stanza del sindaco, l'ho creata <ride> ah, io. C'è diventata. C'è diventata, anche se negli anni passati era, però. Eh, io una cosa importante, che, a parte quello che ho portato di personale, ma una cosa importante è questa medaglia che mi ha dato la comunità Incontro di Donne, adesso un attimo, di Amelia uh -huh. dunque. In un incontro pubblico dove era venuto a Corridonia e la tengo sempre con me perché sicuramente ci dà l'importanza dal mondo dei giovani, del sociale e dell'incontro che dobbiamo fare sempre con i cittadini. Insomma, le ricorda sì, qualcosa? Sì, è una di cosa bello. che tengo veramente a cuore. Che poi, quando finirò il mio mandato, queste cose particolari me le porto via con me e ricordi che conserverò nel cuore. Di un periodo. Grazie a Prego, Grazie a, a voi. Essere stati in nostra compagnia, per averci raccontato un po' di, questo, eh, de, 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 di questa esperienza, anzi, molto di questa esperienza, un po' di questa città che va sicuramente conosciuta e vissuta meglio. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie, signore. Grazie, e benvenuti.